Ciao a tutti, buon anno, buon 2020, siamo al 4 gennaio, siamo nella vigna di Galafai, è tempo di potatura invernale. Questa è una vigna piantata nel 2017, quindi siamo alla terza fase di potatura che in questo momento è la fase di impostazione del guaiò, ok? Secondo il metodo di potatura ramificata. Come si pota? Allora, questa è una pianta appunto che l'anno scorso abbiamo portato su lasciando 1, 2, 3 e 4 gemme principali. In realtà c'è anche una debole che poi è risalita. Siamo passati in potatura verde, ma ha continuato a riprodurre. Comunque i germogli sono deboli. E noi in questa fase dobbiamo impostare gli speroni per l'anno successivo, quindi quelli che servirà per la prosecuzione della ramificazione l'anno successivo, in più scegliamo il capofrutto. Allora, noi dobbiamo vedere subito qual è il percorso della linfa. La linfa va da questa parte. 1, 2, 3. Quali sono gli speroni? Dobbiamo stare idealmente a circa 20-25 cm dal filo di banchia. Quindi diciamo che sono circa 20 cm. Quindi individuo subito i miei speroni, che sono questo e questo. Questo l'avevo lasciato come traccio di riserva nel caso in cui fosse successo qualche cosa per poter ricostruire eventualmente il fusto, ma in questo caso gli speroni sono piazzati bene. E come ramifichiamo? Scegliendo una gemma di riferimento verso il basso e aggiungendone una, oppure scegliendo un'altra di riferimento più un'altra verso l'alto, quindi una verso il basso più un'altra verso l'alto, e eventualmente potando qui. Quindi il primo sperone è fatto. In questo caso specifico, però, siccome qua mi allontano parecchio, posso anche decidere di potare questo, ma in questa fase posso lasciarlo così, perché tanto poi in potatura verde sceglierò quali germogli far partire. Idem da questa parte, una gemma di riferimento più una oppure una più una, e il secondo sperone è fatto. A questo punto non mi resta che scegliere il capo a frutto, che ovviamente sarà questo, che ripulisco dalle femminelle, dai viticci. E lo giro effettuando una leggera piegatura per poter contenere il vigore, quindi lo giro in senso opposto la linfa dalla, diciamo il verso naturale di piegatura è questo. Lo giro in senso leggermente opposto perché in questo modo contengo un pochettino il vigore. Poi siamo un po' sfortunati perché c'è il palo, ma insomma non succede assolutamente nulla. Io questo lo giro, lo ripulisco bene. Lo giro stando attento a non piegare troppo. Poi qua adesso io lo giro così, naturalmente poi dopo verrà effettuata una legatura. Solo una volta che posso girare anche dall'altra parte. L'importante è comunque girarlo, ecco, così mi viene. Solo una volta, naturalmente poi lo leggo, una volta che ho girato il capofrutto elimino il traccio di riserva, che non mi serve più tutto quello che è cresciuto in maniera non desiderata, diciamo. Okay, questi piccoli tracci. La potatura è stata effettuata, non bisogna aver paura di allungarsi perché tanto poi io posso sempre scegliere le gemme in fase di potatura verde. La potatura verde in questo metodo è ovviamente fondamentale. Questo ci permette, perché si pota così? Perché si lasciano due speroni? Per due motivi fondamentali. Uno, perché in questo modo il fusto lavora al 100%, la linfa scorre naturalmente sulla parte esterna del tralcio e del fusto, però le gemme sono disposte idealmente una verso destra e una verso sinistra. Quindi immagino che la linfa scorra da questa parte. Il fusto lavora al 100% della sua possibilità perché la linfa scorre su entrambi i lati del fusto e in questo modo ho la possibilità di fare che cosa? Di non affastellarmi, quindi non creare la testa di salice, ma di aprire e di andarmene verso questa parte, okay? Con le gemme di riferimento poste verso il basso, che io andrò e quindi in questa fase, successivamente negli anni a venire, avrò un allungamento da questa parte e tutti gli spero e tutti i capi a frutto invece verranno scelti qua su, o così o così, ma in realtà io l'impattatello verde farò in modo che siano quelli. Quindi avrò gemme di riferimento e tracce di riferimento per la prosecuzione
della ramificazione verso questa e possibili capi a frutto per un guglio singolo o doppio in questa posizione. E quindi potatura effettuata. Un altro esempio di potatura ramificata con la costruzione di impostazione del guglio, eccolo qua. Abbiamo lasciato 1, 2, 3, 4 tralci. Come ho già detto, dobbiamo rimanere a circa 20-25 cm rispetto al filo di banchina, che in questo caso è a 75-80 cm, non è molto, cioè è variabile, diciamo. Cosa faccio? Scelgo una giamba di riferimento più una e taglio qua, oppure una più una e taglio qua. E il primo sferone è fatto. Idem, una gemma di riferimento più una verso l'alto, oppure una e taglio qua. Okay? In questo caso ho una gemma ben visibile qua e qua, quindi ho il bourguignon ben sviluppato, quindi la posso già considerare franca. E questa è la mia gemma di riferimento, quindi posso potare anche qui. E idem da questa parte, qua e qua, e posso potare qua, perché sono ben visibili. Okay. Dopodiché scelgo il capo a frutto. Quale scelgo? Questo è misero, quindi non mi interessa, non lo utilizzerò, lo toto qua. E poi giro il mio capo a frutto in senso opposto al verso naturale di scorrimento, senso, al verso di orientamento naturale del tralcio, per avere un po' di contenimento di vegetazione. Stando attento a non romperlo, stando bene attento a non romperlo, ok, si sentono delle piccole snervature, e dopodiché ovviamente procederemo alla legatura. Il guglio è impostato, eliminiamo quello che non ci interessa, questi germoglietti, e il guglio in questo modo è impostato. Altro esempio di impostazione del guaiò, dobbiamo cercare come prima, come dicevamo, le uscite. Quindi, come prima, una gemma di riferimento più una e taglio qua. Siamo a circa 20-25 cm dal filo di banchina, una gemma di riferimento più una e taglio qua. Dopodiché, quale scelgo come capo a frutto? Allora, come capo a frutto è più. Mi rassicuro un pochettino di più questo perché è leggermente più forte. Quindi utilizzo questo e come sicurezza, diciamo, come cautela, prima giro il capo a frutto e poi elimino l'altro tralcio, perché se per caso mi si rompe questo, posso usare sempre questo qua. Tolgo la legatura e lo giro in questo senso, nel senso opposto al, diciamo, all'orientamento del tralcio. Lo giro così, dopodiché ripoterò perché sono passati per tagliarlo. A questo punto mi rilego questa parte, in modo che la pianta stia ben dritta. Qua leggo sotto gli speroni, ovviamente, perché non si muoveranno più. Questo è un filo di gomma, quindi è sensibile, per cui quando la pianta, quando il fusto si ingrossa, non verrà strozzato. E una volta che ho girato il mio capo a frutto, posso eliminare questo qua. Guio. Taglio un altro. Ecco, naturalmente, in funzione dell'andamento della stagione, io deciderò quante gemme lasciare. Queste sono viti alla terza portatura, diciamo che hanno 3 anni, sarebbe il terzo anno di vita di queste piante, e quindi, siccome non hanno ancora un forte vigore, ma non sono delle piante ancora mature, il carico di gemme dovrà essere più o meno 8. Quindi diciamo 2 gemme 4 gemme sugli speroni e diciamo altre 4 sul capo a frutto, per un
un totale circa di 8 gemme. Tutto il resto naturalmente verrà eliminato in fase di potatura verde. Altro esempio di potatura, di impostazione del guglio, come prima diciamo troviamo una gemma di riferimento verso il basso più una, buttiamo sembra 20-25 cm dal filo di banchina più una e buttiamo qua, okay? Questa è verso l'alto. Stessa cosa da questa parte, in questo caso è un po' storta la cosa, ma non succede niente, da qua si vede la gemma di riferimento più una. Elimino questo e poi il mio capofrutto, come si vede, ha un sufficiente vigore. Utilizzerò ovviamente questo qua, sto eliminando femminelle e viticci e lo giro in senso opposto al suo normale orientamento. Dopodiché procederò a eliminare questo tralcio. Qua devo stare un po' attento perché è abbastanza rigido, infatti mo tolgo il filo che lo tiene. Ah, poi naturalmente questi tralci io li legherò con la... devo togliere il tutore, però il gancetto del tutore. Naturalmente poi io questi tralci li legherò con la raffia naturale, perché con la raffia naturale riuscirò a poter legare, riuscirò a legare i tralci che mi interessano, e poi l'anno prossimo, quando dovrò eliminare il tralcio, non avrò paura di tagliare la raffia perché la potrò lasciare per terra. Come si vede qua, noi abbiamo fatto, ecco, si è sganciato appunto. Bisogna legarlo un po' meglio. Questa è la parte più noiosa. Ok, lasciamo così. Come si vede qua abbiamo seminato il sovescio nello scorso autunno. Favino, veccia, c'è pisello proteico, c'è dell'orzo. Noi qua lavoriamo tutto in naturale, non utilizziamo concimi di sintesi, e quindi anche il fatto di utilizzare la raffia naturale per legare il capofrutto viene appunto incontro alle nostre esigenze di dare il massimo rispetto dell'ambiente. Detto questo, posso eliminare questo tralcio perché sono riuscito a piegare bene il capofrutto. Anche qua controllerò la come si dice, in base alla vigoria e all'andamento della nata. Vedrò di calcolare il numero di gemme, che come in un altro caso sarà circa 8, perché le viti comunque sono delle viti giovani. Altro esempio di potatura, di impostazione del guglio secondo il metodo della ramificazione, schema classico, 1, 2, 3, 4 gemme lasciate in fase di potatura verde. Come proseguo come devo impostare il guglio? Scegliendo da una parte, quindi qua, una gemma di riferimento più una e potando, il primo sferone è fatto, e dall'altra parte una gemma di riferimento più una e sferone è fatto. Non scelgo questo qua perché sono molto vicino, cioè la gemma di riferimento qua è in basso, però questa è attaccata, quindi preferisco scegliere questa e poi vedo cosa succede in fase di potatura verde. Dopodiché prendo e giro il capofrutto. Questo è il mio tralcio che ho lasciato, il tralcio di riserva, che se tutto va bene potrò eliminare, cosa che spero vivamente. Poggio un attimo qua, questo lo rifilo perché tanto è secco, pulisco il tralcio da viticci femminelle. Ha un vigore sufficiente per essere una pianta al terzo anno di età. Insomma, direi che ci siamo. Lo giro in senso opposto alla sua direzione naturale di crescita, stando attento a non rovinarlo. Questo non mi piace. Attento a non rovinarlo.
qua. Si sente qualche snervatura, ma non succede niente. Benissimo. E poi utilizzo della raffia naturale per legare il capofrutto. E faccio una legatura, pertanto serve soltanto per tenere in asse il capofrutto. E a questo punto posso eliminare, facendo un taglio rispettando ovviamente le corone, posso eliminare questo che è il traccio di riserva. In realtà qua c'è abbondante, poi devo passare in fase di potatura verde. E quindi in questo modo il guio è impostato. Ultimo esempio di potatura, di impostazione del guio secondo il metodo della potatura ramificata. Cosa abbiamo? Qua non ci doveva essere, ma non importa. 1, 2, 3, 4 gemme più un traccio di riserva. Individuo gli speroni, sono questi qua. Una ventina di centimetri, diciamo, dal filo di banchina. Individuo che cosa? Gemma di riferimento più una, oppure una più una. E poi dopo. Idem, questa più una verso il basso, più una verso l'alto, ma sono molto attaccati, quindi preferisco una più una. Elimino questo. Mi scelgo il capofrutto, quale scelgo? Scelgo questo qua, perché mi sembra migliore, leggermente più vigoroso, quindi elimino, prima di eliminare questo tralcio, e quindi fare un taglio sul legno di 2 anni, che non farò qua, ma farò qua su, in modo che poi la porzione di secco non vada a influire sul percorso della linfa, pulisco il mio futuro capofrutto dai viticci, dalle femminelle, lo giro nel verso opposto, diciamo, al suo verso naturale di piegamento. In questo modo riesco un pochettino a contenere la vegetazione, però no, devo farlo prima, devo eliminare questo qua. Elimino qua, taglio, negli 2 anni non succede niente, perché tanto sono lontano dal punto di innesto del tralcio, e lo giro, facendo attenzione a non romperlo. Piego leggermente, ok, questo è troppo lungo, quindi lo taglio qua, se no vado troppo lungo, eccomi qua, ok. Ok, dopodiché questo lo taglio qui, lo leggo con la raffia naturale, che non avrò paura di tagliare, di lasciare buttata per terra, perché tanto è biodegradabile. E quindi ho la pianta impostata per l'anno prossimo, dopodiché posso procedere all'eliminazione del tralcio di riserva effettuando un taglio con rispetto delle corone. Quindi niente, questa è l'impostazione del guio secondo il metodo della potatura ramificata, che ovviamente non è un metodo che ho inventato io, ma è il famosissimo metodo Simonite Silk, che io applico, che ritengo il più ragionevole, il più adatto per la costruzione di nuove vigne, come quella che sto mettendo, diciamo, a disposizione, la mia esperienza, la mia piccolissima esperienza, per dare la possibilità a tutti voi che mi avete scritto, mi avete richiesto, di poter vedere un po' come si costruisce un vigneto. È un metodo di potatura valido, funzionale, rispettoso della pianta e della sua fisiologia. Quindi io lo applico perché l'ho studiato, ho effettuato il corso qua in Sardegna, che mi ha dato una grandissima formazione e col quale sto facendo esperienza. Quindi mi trovo benissimo e mi fa piacere divulgarlo dare la possibilità anche a voi di capire un pochettino quali sono questi che sono i concetti. Per cui adesso aspettiamo il germogliamento e vediamo come va a finire, per poi naturalmente passare alla potatura verde, che è fondamentale. Quindi alla prossima, ciao!